Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo della figura professionale dell'osteopata. Lo facciamo con il nostro ospite, José Alberto Casonato, che è dottore in fisioterapia, life coach e ovviamente osteopata. José, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, a te, grazie a voi. grazie. Se io dico fisioterapista, gli ascoltatori sicuramente lo conoscono di più, ma quando si parla di osteopata c'è spesso un po' di confusione, di dubbio. Quindi parto proprio con una domanda diretta. Chi è l'osteopata? Allora, la definizione ufficiale è che l'osteopata è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale degli osteopati, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie degli interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche che non siano riconducibili a patologie in ambito dell'apparato muscolo-scheletrico. Questa è la definizione ufficiale. Dal punto di vista pratico, la differenza fra osteopata e Esatto, fisioterapista perché è proprio quello, secondo me, che lascia il dubbio. sì, assolutamente, avendo entrambi le formazioni, è che uscito dall'università, il fisioterapista, è specializzato nella riabilitazione delle patologie, da eventi traumatici o meno, e soprattutto ha un approccio verso il paziente che si concentra nel trattare la zona nella quale il paziente ha un sintomo, ovvero sia se vado dal fisioterapista con una formazione base, mi raccomando, perché esistono corsi di formazione anche dopo la laurea dove il fisioterapista acquisisce altre competenze. E si va dal fisioterapista classico, diciamo, lui guarda la spalla, o male alla spalla, il fisioterapista ti guarda la spalla. L'osteopata, invece, grazie a questa formazione specifica, non si concentra solo sulla spalla, ma guarda tutto ciò che può incidere e quindi causare un disturbo alla spalla e di conseguenza va a vedere magari la colonna cervicale, il gomito e va magari a valutare cosa può incidere su questo sintomo e quindi tratta il corpo in maniera più globale, cioè un approccio che permette di, diciamo così, di considerare l'organismo in maniera più sistemica, diciamo, come un complesso di funzioni e non diciamo come un insieme di pezzi assemblati, come fa la fisioterapia. Quindi a volte va benissimo il fisioterapista, a volte va benissimo l'osteopata, dipende dalla situazione. L'osteopata quindi Sì. non ha un percorso necessariamente di fisioterapia. Come si diventa osteopati? Bravissimo. Allora, attualmente è necessario un percorso di 5 anni presso una delle scuole private presenti in Italia, nel territorio, e le migliori sono quelle del circuito AISO, che è l'Associazione Italiana delle Scuole di Osteopatia. E questo percorso è accessibile appunto a tutte le persone che sono in possesso di al minimo una laurea triennale in ambito sanitario, titoli equipollenti, o può ad esempio anche un laureato in scienze motorie o uno che ha fatto scuola di massoterapia, quelle ufficiali. E quindi dopo accede a questo corso di specializzazione di 5 anni dove si svolgono lezioni a cadenza regolare e poi ogni anno vengono svolti degli esami per passare all'anno successivo e alla fine del percorso c'è anche una discussione di una tesi che lo studente avrà preparato di fronte a una commissione che nel caso l'esito sia positivo provvede a dare questo diploma.